Colpo di scena a Taranto, la Vestas conferma la chiusura dello stabilimento Nassels ma rilancia la produzione nell'impianto Blades, dove potrà essere ricollocata parte degli operai licenziati, 147 in tutto. L'azienda danese di componentistica per l'energia aveva annunciato di dover chiudere entro fine anno lo stabilimento Nassels. Ieri, però, nel corso di una riunione al ministero dello sviluppo economico con i rappresentanti di governo, sindacati e Regione Puglia, ha reso noto di voler investire quasi 10 milioni di euro. Per costruire le pale eoliche più grandi del mondo nell'altra fabbrica che possiede sempre a Taranto, la Vestas Blades. Per i prossimi tre mesi, il tempo necessario ad adeguare gli impianti della Blades, i dipendenti licenziati dalla Nassos saranno posti in cassa integrazione straordinaria. Poi a febbraio i primi 30 potranno tornare in fabbrica alla Blades, altri 30 potranno essere ricollocati negli altri impianti Vestas nel mondo, altri ancora saranno incentivati all'esodo. La Regione Puglia si è impegnata a cofinanziare i corsi di formazione per i dipendenti che producevano turbine e che invece dovranno imparare a produrre pale eoliche.